Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli essenziali, i preferiti di questa stagione, ovvero dell'autunno. Tra l'altro questo video è in collaborazione con un'altra ragazza che fa sempre video qui su YouTube e sto parlando di Katia. Vi lascio il link del suo canale sia qua sotto nell'info box ma anche qua nelle schede se volete andare a dare un'occhiata. Ve la consiglio, la ragazza è veramente molto molto carina, molto dolce e fa dei video veramente molto curati, nei minimi dettagli, trovo veramente ben fatti e quindi ve la consiglio assolutamente. Se mi seguite su Instagram, circa un paio di settimane fa ho postato una foto dove chiedevo alle ragazze che fanno video su YouTube di contattarmi via mail se avevano piacere a fare un video in collaborazione con me. Ho ricevuto veramente tantissime email, non me l'aspettavo, quindi vi ringrazio veramente tutte. Ovviamente non sono riuscita, non riesco a collaborare con tutte perché siete state tantissime. Ho scelto 4 ragazze e quindi nel corso da questa settimana in poi ci sarà sempre un video in collaborazione con una di loro. Era veramente da parecchio tempo che non facevo più video in collaborazione, ma trovo che sia una cosa molto molto carina aiutarsi a vicenda, anche perché ormai qui su YouTube c'è veramente tanta competizione e quindi è carino ogni tanto aiutarsi a vicenda. Ho scelto dei canali che trovo molto carini, curati nei dettagli, insomma, i tipi di canali che piace guardare a me. E quindi questo primo video è in collaborazione appunto con Katia. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale, passate a dare un'occhiata perché è veramente una ragazza che merita di essere seguita. Se vi piace il mio canale sicuramente vi piacerà anche il suo. Adesso però parto a mostrarvi insomma tutti i miei essenziali dell'autunno. Parto dal make-up e in particolare un prodotto che utilizzo sempre quando arriva l'autunno è un ombretto che fa parte della Chocolate Bar di Too Faced. Questo ombretto ve l'avevo mostrato anche nei preferiti dell'ultimo periodo proprio perché è quell'ombretto, è quel prodotto di make-up che puntualmente quando arriva l'autunno utilizzo sempre. Ed è questo fantastico arancio molto molto caldo. Questo veramente lo utilizzo quasi tutti i giorni e tra l'altro è quello che sto indossando anche in questo video perché ve l'ho detto, è il mio ombretto in assoluto preferito di questa stagione. E un altro ombretto che sto utilizzando da un po' di tempo in questo periodo fa parte della collezione della palette di Puro Bio, questa componibile, e il colore che mi piace tanto è sia questo color banana, è un colore matte, un ombretto matte, e l'altro è questo che è veramente molto simile a quello della Too Faced, questo forse è leggermente più chiaro, anche questo è un ombretto matte e mi piacciono tantissimo abbinati insieme, sono i colori che sto utilizzando di più sugli occhi in questo periodo, quindi il color banana per illuminare nella parte iniziale dell'occhio e poi questi due arancioni molto molto caldi e che trovo veramente perfetti per l'autunno. Altri due prodotti che utilizzo sempre quando arriva l'autunno, quindi quando inizia ad arrivare il freddo, sono o il balsamo per labbra o il burro cacao. E in particolare mi piacciono molto questi due prodotti. Questo è della Essence in edizione limitata, era uscita forse 2 anni fa, della linea Brit Tea, è un lip balm, quindi è un balsamo per labbra alla vaniglia e il profumo è veramente molto molto buono. Questo lo utilizzo non tutte le sere, però spesso e volentieri prima di andare a dormire, e lo utilizzo soltanto quando sono a casa proprio perché, come potete vedere, il pack è un po' scomodo in quanto bisogna utilizzare o il dito o il pennellino e io per praticità, per essere un po' più veloce, vado sempre a utilizzare il dito e quindi non me lo porto in borsa, non lo tengo insomma quando esco proprio perché è un po' scomodo da quel punto di vista. Però la mattina quando mi sveglio sento le mie labbra molto più morbide e meno irritate, meno secche. Io soffro veramente tanto questa cosa, le labbra si seccano veramente tantissimo. Un altro prodotto che mi piace molto è questo, il balsamo della EOS. Questo l'avevo acquistato a Londra, ne ho già terminato uno, quello alla fragola con tutto l'ovetto rosa. Sono sicura che quello era la fragola, questo invece non ricordo la profumazione. Però è veramente molto molto buono anche questo, forse questo sa di latte. Può essere, non ricordo, comunque questo è molto più pratico perché vado semplicemente ad applicarlo sulle labbra, quindi me lo porto sempre in borsetta, insomma, quando devo uscire con le labbra un po' secche, questo è uno di quei prodotti, di quei balsami per labbra che ho quasi sempre in borsa e mi piace molto. Certo, lo devo utilizzare più volte durante la giornata perché sennò non funziona al 100%, non è proprio uno di quei balsami per labbra top, però se lo utilizzo costantemente più volte al giorno, mi piace, mi va comunque a idratare le labbra e ammorbidirle. E questo è un altro di quei prodotti che amo in autunno appena arriva il freddo. Io questi balsami per labbra, queste cosine, le devo sempre utilizzare.
Poi, sempre restando in tema labbra, ma torniamo di nuovo al make-up, ho tre prodotti labbra che amo, adoro in questo periodo, è uscito il primo rossetto. Allora, due sono i rossetti di Puro Bio, che sono nella nuova collezione, il numero 08 e il numero 07 sono quei colori che mi stanno piacendo di più in questo periodo, che sto utilizzando di più in autunno, perché trovo che siano colori autunnali, mi piacciono. Uno appunto è lo 08, che è questo. È un colore veramente molto molto scuro, è il rossetto più scuro di tutta la collezione, ma mi piace tantissimo. Tra l'altro questo ve l'ho mostrato indossato anche Mi preparo con voi, che anche questo magari, insomma, tutti i video che vi cito ve li lascio qui nelle schede. Indossato mi piace veramente tantissimo, questo lo utilizzo però in abbinato con la sua matita contorno labbra, perché essendo un rossetto molto molto scuro, se non viene applicato perfettamente si notano, insomma, le sbavature. Io le faccio sempre e quindi mi aiuto per applicarlo molto meglio con la sua matita contorno labbra, però questo è veramente forse il mio preferito di tutta la collezione. L'altro invece è il numero 07, che è la colorazione precedente. Questo è un color ciliegia, un colore un po' più chiaro, anche questo molto molto bello, e anche questo ve lo mostro indossato perché mi sa che questo ancora non ve l'avevo fatto vedere, insomma, sulle labbra. Sono dei rossetti che hanno un finish semi-matte, quindi non sono completamente matte, non seccano del tutto le labbra come magari un prodotto che vi faccio vedere dopo, però veramente sono molto molto belli. Io prediligo i rossetti opachi. Questi appunto non sono completamente opachi, però col passare delle ore tendono a opacizzarsi di più rispetto alla prima applicazione, quando sono stati appena applicati. E queste sono le mie due colorazioni top dell'autunno in assoluto, sono quei colori che ho utilizzato maggiormente in questo periodo. Per quanto riguarda invece la tinta labbra, questa l'ho acquistata a New York, è la tinta labbra di Anastasia Beverly Hills, questa è nella colorazione Dusty Rose, è un colore abbastanza naturale. Di questa collezione sono colori molto particolari, come un viola, un fucsia, colori super super accesi, colori anche fluo, e io sono ricaduta su un colore abbastanza naturale che so di poter portare tranquillamente durante tutto l'anno, però in questo periodo lo sto utilizzando maggiormente. Questa tinta labbra è completamente matte, infatti dopo diverse ore che ce l'ho indosso inizio a sentire le mie labbra molto molto secche. Quindi è un prodotto che non utilizzo tutti i giorni, però quando voglio avere un effetto, un colore molto scuro sulle labbra, perché comunque sulle labbra alla fine è abbastanza scuro come colore, e completamente matte, utilizzo sempre questa tinta labbra. E è l'unica tinta labbra di Anastasia Beverly Hills che ho, ma è veramente top, top, top. Passiamo al cibo. Una di quelle cose che mi ricorda tantissimo l'autunno, anche perché iniziano a trovarsi proprio in questo periodo, sono le castagne. Mi piacciono tantissimo, ne mangio tantissime. Queste si trovano sia alle fiere, però le fiere costano veramente un sacco, si trovano anche a Milano in questo periodo nei chioschetti, insomma in centro a Milano. Io le adoro veramente, mi piacciono un sacco, uno di quei cibi che in autunno non posso fare a meno, non posso rinunciare. Quindi quando arriva l'autunno qui in casa teniamo sempre le castagne e ce le facciamo spesso volentieri la sera, perché sono veramente troppo troppo buone, le mangio veramente in una quantità industriale. E sì, le castagne sono il mio cibo preferito in autunno, assolutamente. Sempre per quanto riguarda il cibo, un'altra cosa che mi piace bere quando arriva l'autunno, quando inizia ad arrivare il freddo, è il tè caldo, la cioccolata calda, insomma le tisane, tutte queste cose qui. Mi piace molto la tisana al mirtillo, quella anche ai frutti di bosco, oppure un altro tè che bevo molto è questo, il Kujmi Tea. Questo invece è un tè detox, non lo utilizzo, non lo bevo tutti i giorni, non lo bevo sempre tutti i giorni questo tè, ma mi piace alternarli anche con la cioccolata calda e il tè caldo. Insomma, queste bevande mi piace berle dentro le mie tazze, e in particolare la tazza dell'autunno, insomma quella che ho utilizzato tantissimo, la mia tazza del periodo, è questa che ho acquistato a Londra da Anthropologie, questa con la mia iniziale, la G, la classica tazza di Anthropologie, è veramente capientissima, tiene veramente un sacco di tè, un sacco di cioccolata calda, e quando faccio le mie tisane, i miei tè caldi, utilizzo quasi sempre questa tazza in questo periodo e la adoro. Io colleziono, mi piacciono molto le tazze, quando magari ne trovo una carina l'acquisto, anche se ne ho diverse, ma questa in assoluto è la mia preferita, quella che sto veramente utilizzando maggiormente in questo periodo. Un'altra cosa che per me grida autunno da tutti i pori sono le candele. Io in estate solitamente non le accendo quasi mai, è veramente molto molto raro che io accenda delle candele in casa in estate,
ma appena arriva l'autunno subito utilizzo le candele. In particolare in questi ultimi due mesetti ho utilizzato parecchio queste due di Bath & Body Works. Questo è il profumo di zucca e waffle ed è buonissima, veramente buonissima. Infatti sono già a metà. Un'altra che mi piace molto e che ho utilizzato veramente tanto tanto in questo periodo è questa, sempre di Bath & Body Works. Questa le avevo acquistate a Miami. E questo è il profumo di ciambella zuccherata. Avete presente quel profumo che si sente alle fiere? Ecco, questo è veramente buonissimo. Forse però preferisco, sì, preferisco questa waffle e zucca. E un'altra che mi piace tantissimo, sta bruciando adesso, è quella dietro di Yankee Candle. Quella è il profumo di caramello salato ed è wow. Io amo il caramello, mi piace veramente un sacco. Però è una profumazione, questa caramello salato, una profumazione molto forte, molto intensa, quindi vi deve piacere, rispetto a queste di Bath & Body Works che sono leggermente più delicate, sentono un pochettino di meno, ma è proprio il caramello che dà questo profumo super intenso. E queste comunque sono le mie candele preferite dell'autunno. Passo alla categoria fashion e per quanto riguarda le scarpe, un modello che mi piace molto indossare in autunno sono questi stivali. Ne ho di diversi modelli, questo è uno dei miei preferiti. Li avevo acquistati diversi anni fa da Via Maestra. Hanno il tacco, chiamarlo tacco è un parolone, comunque hanno il tacco leggermente più alto e infatti sono anche molto più comodi rispetto a quelli completamente piatti, che dopo un po', insomma, il piede dopo un po', nonostante siano completamente raso terra, iniziano a farmi male. Questi invece li preferisco e mi piacciono molto anche per la trama nella parte alta e per la zip. Poi c'è questa fibbia, sono veramente comodissimi. E quando arriva l'autunno io inizio sempre ad utilizzare questi stivaletti perché li trovo veramente comodi, carini, mi piacciono. Poi, sempre per quanto riguarda la categoria fashion, le cuffiette, le berrette, le fasce per i capelli, le utilizzo, inizio ad utilizzarle sempre in autunno. Questa nera, un po' più grande, è di H&M. Mi piacciono innanzitutto perché quando a volte si hanno i capelli scompigliati, non proprio in ordine, si mette la berretta, la cuffietta e siamo a posto. E poi anche perché comunque sono carine, mi piacciono. Quindi questa appunto è di H&M, ma mi sa anche questa, sì, anche questa grigia è un pochettino più piccola, anche questa di H&M, e anche questa mi piace molto. Queste cuffiette, le fasce per i capelli, veramente le utilizzo un sacco in questo periodo autunno-inverno. Non posso farne a meno perché scaldano le orecchie, tengono al calduccio la nostra testolina. Per quanto riguarda invece i vestiti, i miei preferiti in autunno sono i maglioncini. Questo, ad esempio, è uno dei miei preferiti, l'avevo anche indossato nel video i miei gioielli preferiti. Questo l'avevo acquistato l'anno scorso da Bershka, è abbastanza corto. Sul fondo, come potete vedere, ha queste frange. E mi piace, manica lunga, tiene abbastanza caldo, non tiene caldo ad esempio come questo che sto indossando adesso, che è di Runway, che anche questo, ragazzi, mi piace tantissimo. Poi dietro ha una scollatura sulla schiena veramente molto bella. E i maglioncini, sì, in questo periodo inizio a utilizzarli veramente tantissimo e sono il mio capo preferito. Quindi appunto questo di Bershka e poi questo che mi era arrivato da un sito, ora non ricordo quale. Anche questo è fatto veramente benissimo, tiene caldissimo, super super morbido. Anche questo tutto bianco, a manica lunga, questo molto più semplice. Così. Questi maglioncini mi piacciono veramente tanto, li utilizzo veramente tanto. Poi l'ultima cosa super fashion, ma questa è veramente una chicca, una cosa top, super sexy, sono questi. Questi e questi. Partiamo dalle calze. Queste sono di Tezenis e le ho anche a rosa cipria, ma le hanno fatte anche blu elettrico e bianche. Sono veramente carinissime. Sono fatte in questo modo, tutte grigie, morbidose, pelusciose, con il fiocchettino, ci sono i glitter e poi sono antiscivolo, quindi non si scivola. Queste le utilizzo sempre per stare comoda al caldo, per tenere i piedi nel caldo in casa. E poi un'altra cosa carina è questo volevant, questo nastrino, insomma, elasticizzato, che resta sulla caviglia. Mi piacciono veramente tanto tanto e queste calzine molto coccolose, molto morbidose, io le indosso sempre per stare in casa, per stare bella comoda. E le altre invece sono queste pantofoline, sempre di Tezenis. Queste tra l'altro le pagate pochissimo, tipo 5,90€, e sono fatte in questo modo con la testina, con il musino di un qualche animaletto carino. E sono grigie, fatte tipo ballerine, anche queste antiscivolo,
molto morbide, molto comode. Vedete, anche queste tengono veramente un sacco caldo. Io queste cosine appunto per stare in casa, per stare bella comoda al calduccio, boh, mi piace utilizzarle, le trovo veramente molto sfiziose, molto carine. Vabbè, comunque, questi sono tutti i miei essenziali, i miei preferiti dell'autunno, quelli che le cose che mi piacciono di più utilizzare, che utilizzo di più in questo periodo, insomma, in diverse categorie, come avete potuto vedere. Vi ricordo di passare a guardare il video gemello a questo di Katia, ve lo lascio qua sotto nell'info box. Vi mando un grosso bacione, se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, anche perché da martedì prossimo e per tutto il mese ci sarà una sorpresina ogni martedì per voi. E niente, non mi perdo più in chiacchiere, vi mando ancora un mega bacione e ci vediamo